di zebre per chilometri e chilometri, fino a radunarle tutte in un recinto, perfino con un elicottero. Raramente parchi nazionali e dipartimenti protezionistici organizzano tali battute di cattura. Quando però è in ballo la salvezza di qualche specie minacciata, allora un'operazione del genere diventa di vitale importanza. Nel Parco Nazionale di Etosha, in Namibia, vivono sia la zebra di Hartman, appartenente al gruppo delle zebre di montagna, sia la zebra di Chapman, una sottospecie della zebra delle steppe. Quest'ultima è la più diffusa, sebbene il suo numero sia recentemente molto diminuito. Le zebre di Chapman stanno rubando il pascolo delle loro cugine, attualmente in serio pericolo di estinzione. Così le autorità del parco hanno deciso di trasferirne altrove alcuni esemplari. Vediamo se riuscite a riconoscerle. La zebra di montagna ha sotto il collo una specie di doppiamento di pelle floscia. Nella zebra delle steppe, invece, la parte inferiore del collo è diritta come quella di un cavallo. Anche nella parte posteriore il disegno è diverso. La zebra di montagna ha strisce trasversali ben marcate che spiccano sul fondo più chiaro, senza le strisce marroncine tipiche della zebra delle steppe. Nonostante la colorazione del mantello sia caratteristica della specie, ogni individuo possiede un proprio disegno, come le nostre impronte digitali. Alcuni esemplari sono più scuri, altri invece sono molto più chiari. Occasionalmente ci si può imbattere in individui quasi neri. Delle 10.000 zebre che vivono a Etosha, 9.000 sono zebre di Chapman. Sia nei periodi di abbondanza che durante le carestie, il loro aspetto è sempre lustro e florido. Questi equidi, infatti, sono in grado di sfruttare al massimo tutte le sostanze contenute nella vegetazione di cui si nutrono. Sono creature ombrose e irrequiete, soprattutto quando vengono ad abbeverarsi. I leoni sono sempre in cerca di preda e le zebre lo sanno. Questa volta, però, il loro nervosismo è dovuto al sovraffollamento della pozza. Nonostante il caos apparente, all'interno del branco vi è un preciso ordinamento sociale, in cui è possibile riconoscere vari gruppi familiari, ognuno con una sua caratteristica gerarchia. Questo è uno dei più piccoli. È composto da un maschio, un paio di femmine e un piccolo di circa un anno di età. L'agitazione intorno alla pozza cresce di minuto in minuto. I maschi hanno avvertito la presenza dei leoni. Ve n'è uno che sta sonnecchiando proprio sotto quell'albero. La situazione è talmente tesa che basta l'improvviso decollo di alcune oche egiziane a mettere in allarme l'intero branco. Raramente la calma dura più di qualche minuto. Una zebra non può mai rilassarsi completamente, per ovvie ragioni, naturalmente. Bisogna correre sempre, se si tiene alla propria vita. Le zebre di Etosha compiono ogni anno lunghe migrazioni stagionali in cerca di pascolo. Avanzano tutte insieme in grandi branchi, costituiti dall'unione di innumerevoli gruppi familiari. I componenti di tali gruppi rimangono sempre strettamente uniti, qualunque cosa accada. Nonostante il clima torrido, l'acqua non è un problema per le creature del parco. Le polle sono numerose, alimentate da sorgenti sotterranee o da pozzi scavati dall'uomo. Le zebre non riescono a sfruttare l'acqua contenuta nei cibi e hanno bisogno di bere almeno una volta al giorno.
sebbene siano i maschi a svolgere il ruolo di capofamiglia, sono generalmente le femmine adulte a guidare i gruppi durante gli spostamenti. I legami familiari sono molto stretti, anche fra maschi. I giovani non vengono mai allontanati dal gruppo, neppure quando crescono. Il ciclo stagionale della migrazione è regolato dalle piogge che iniziano verso i primi di ottobre. In questo periodo i branchi si spostano nella parte occidentale del parco per riprendere il cammino verso est all'inizio della siccità, nel mese di marzo. Quando la situazione è particolarmente sfavorevole, le zebre abbandonano le pianure per inoltrarsi nella boscaglia, sebbene si tratti di un ambiente poco adatto alle loro esigenze. A Etosha le pozze artificiali sono numerose e dislocate nei punti più strategici. Ciò ha determinato lo sfruttamento eccessivo dei pascoli intorno a queste sorgenti. La costruzione di palizzate a prova di selvaggina, inoltre, ha bloccato i percorsi migratori verso i territori a nord. Tutto questo ha danneggiato seriamente la popolazione di zebre di montagna del parco. Così il Dipartimento per la Conservazione della Natura ha deciso di trasferire un certo numero di zebre delle steppe in modo da ridurre il sovraffollamento. Gnu e antilopi saltanti accompagnano le zebre nel loro lungo viaggio annuale. Avanzano tutti insieme senza competere nella ricerca di cibo. Ognuno si nutre di differenti tipi di vegetazione. I membri dei gruppi familiari passano molto tempo a lisciarsi il pelo l'un l'altro per rinforzare i loro legami. Le femmine continuano a rimanere insieme persino dopo che i giovani hanno raggiunto l'età adulta. Questo ha quasi un anno, ma vuole a tutti i costi continuare a succhiare il latte materno. I maschi combattono soltanto durante il periodo degli amori, per il possesso delle femmine. Si tratta di duelli rituali che servono a stabilire una gerarchia senza danneggiare gravemente i contendenti. Le femmine, nel frattempo, aspettano in disparte, badando che ai piccoli non accada nulla di male. I colpi più pericolosi sono quelli inferti con gli zoccoli, sebbene le zebre si rimettano presto dalle ammaccature riportate in questi scontri. Il perdente accetta la sconfitta dandosi alla fuga. Questi combattimenti si verificano soprattutto quando è in gioco il possesso di una femmina che va in calore per la prima volta. Cambierà numerosi compagni prima di trovare quello giusto, con cui rimarrà tutta la vita. I piccoli nascono subito dopo l'inizio delle piogge, nel momento di maggiore abbondanza.
I ricchi pascoli assicurano alle femmine una provvista di cibo sufficiente a sostenere se stesse e i neonati. A marzo, la lenta migrazione verso le regioni orientali del parco è già iniziata. La terra è ricoperta da una fitta vegetazione erbacea, punteggiata da piccoli fiori gialli. Sebbene molti animali ne siano ghiotti, per il kudu rappresentano soltanto il segno che la primavera è arrivata. Guardate questo piccolo, è nato da poco più di un'ora. Tra breve sarà completamente asciutto, pronto a trotterellare al fianco della madre. La prole degli erbivori è per definizione precoce. Prima sono in grado di sfuggire ai predatori, più speranze hanno di sopravvivere e quindi di riprodursi a loro volta. Per i prossimi giorni la madre non permetterà a nessuno di avvicinarglisi, neppure alle altre femmine del gruppo. La gestazione dura 12 mesi e l'accoppiamento avviene circa una settimana dopo l'ultimo parto. Il piccolo non sarà svezzato prima dei 7 mesi, ma rimarrà con la madre almeno per tutto il primo anno di vita. Il gioco svolge un ruolo fondamentale nella formazione di tutti gli animali. Così le giovani zebre, non avendo compagni adatti all'interno del proprio gruppo, spesso lo abbandonano per andare a riunirsi con i loro coetanei. Questo però è ancora troppo piccolo e non se ne andrà prima di un anno. Non è molto difficile capire perché la presenza delle zebre di Chapman danneggi le loro rare cugine, le zebre di Hartman, là dove i loro territori di diffusione all'interno del parco risultano sovrapposti. Il trasferimento anche solo di un migliaio delle prime potrebbe salvare la vita delle seconde. Catturarle però è un'impresa lunga e complessa. Difficile guidare un branco sia da terra che dall'aria, ma con un po' d'astuzia alla fine ci si riesce. Gli animali vengono diretti verso una specie di corridoio a imbuto fatto di tela grezza. L'entrata è molto larga, ma l'uscita si restringe a solo qualche metro. A tratti, lungo il corridoio, vi sono dei tendoni scorrevoli che possono essere chiusi man mano che gli animali procedono in avanti. L'ultimo di questi tendoni è più pesante e sostenuto da robuste corde di nylon.
chiude l'ingresso al recinto. Una volta che tutte le zebre lo hanno oltrepassato, i ranger possono fermarsi. Sono riusciti a catturare almeno 1500 esemplari, quanto basta per allentare la situazione delle zebre di montagna. Per il momento il problema è risolto. In seguito, se sarà necessario, dovranno effettuare nuove catture. Purtroppo l'unica alternativa sarebbe quella di sopprimere gli individui in sovrannumero. Le zebre catturate, invece, vengono trasferite in riserve private di grandi proprietari terrieri. In questo modo, entrambe le specie possono sopravvivere in armonia senza turbare l'equilibrio del proprio ambiente.